Salve a tutti, sono qui da solo in ufficio e vi voglio un po' raccontare, quindi sto pensando un po' al mio passato, vi voglio raccontare tramite Nanetti, come diceva Pazzaglia alla televisione tanti anni fa, e della storia del campo, perché posso, ho una storia dal 74, quando ero adolescente e ho lavorato con mio padre, quindi ero operativo e conosco tante cose. Una delle cose che mi ricordo con gran piacere quando con Arca, quando andavamo in Arca, e il signor Barbieri, Alberto Barbieri, il fondatore, mi raccontò un po' la loro storia del viaggio in India che fecero con una carovana di camper Arca e della bellissima esperienza che fecero. Poi la cosa che mi manteneva sempre questo ricordo era la presenza del signor Fioravanti, un omone grosso, tutto pelato, che faceva il tutto fare lungo il viaggio e fu lui che sistemava sia parti meccaniche, sia parte di cellula, pompe e quant'altro, perché era veramente un tutto fare, era la mia ammirazione. Era oltretutto anche il camionista e quindi ogni tanto lo vedevo scaricare dei camper presso di noi. Presso di noi poche volte è sceso perché molto spesso andavamo a prendere i camper via strada e i camper negli anni 80 erano camper bellissimi perché erano di tutti i colori. Siccome non si trovavano gli chassis, e i chassis, soprattutto Bedford, in quegli anni l'Arca Scout era un camper montato su meccanica di telaio Bedford e aveva tutti i colori: arancione, rosso, azzurro. E con questa cellula Arca, piccolina, piccolina, e che oltretutto aveva finestre. Una anche non una diversa dall'altra, ma potevano essere diverse fra loro, col colore marrone e grigio. Perché? Perché non si trovavano e noi compravamo camper così e vendevamo al cliente camper così. Erano i tempi dell'Arca Scout e l'Arca Anaconda Mini, storici camper di quegli anni. In quegli anni una nostra cosa che ci è mancato tanto è non vendere mai l'Anaconda Maxi, che era un camperone enorme, enorme, grande su Mercedes. Abbiamo venduto Scout, il Noè 350, lo Scout, Anaconda Mini, ma non l'Anaconda Maxi, quello ci è sempre rimasto impresso. E niente, per ora vi do un saluto e ci risentiamo a breve per raccontarvi altri aneddoti. Ciao!